Ringrazio anch'io tutte le autorità e Fabrizio Quadranti che organizza tutti gli anni questa occasione, perché per gli autori italiani e non solo è un'occasione di potersi raccontare, ed è molto speciale come occasione perché avere un pubblico come voi presente sempre e costantemente direi che è un lusso, un vero lusso. Allora, di fianco a me c'è Massimo Carlotto. Massimo Carlotto è uno tra gli scrittori italiani più amato, è amato non solo da lettori di nicchia che lo apprezzano per il genere a cui lui ha dato visibilità, che è il noir, e poi magari parleremo anche della differenza tra giallo e noir, ma è amato soprattutto perché in questo momento non è solo uno scrittore, ma identifica un mondo, e infatti la serata di questa sera ha questo titolo suggestivo che rimanda a James Bond, anche perché lui è un po' James Bond, il James Bond della letteratura, che è Mondo Carlotto. Che cosa abbiamo voluto dire con questo? Che non stiamo parlando solo di uno scrittore, cioè di un autore di testi letterari in prosa che si chiude nella sua stanza e scrive, ma di una persona, che poi è diventata anche in parte personaggio, che utilizza tutti gli strumenti della scrittura per raccontare le sue storie e per parlare al suo pubblico di cosa vedremo stasera. L'ultimo libro in uscita di Massimo, quello da cui io vorrei partire, partiamo dalla fine magari per ricostruire la sua storia letteraria e non, è stato dato alle stampe proprio da pochissimo, in libreria da pochissimi giorni, e fa parte di un ciclo, che è il ciclo delle Vendicatrici. Ora, lui ha una storia complessa rispetto alla sua narrativa, arriva al ciclo delle Vendicatrici dopo averci detto molte cose, dopo aver lavorato su molti temi importanti e sociali, ma soprattutto dopo aver portato in Italia una ventata di importanza a un genere che invece è sempre stato relegato un po' ai margini, che è il genere noir. Noi lo confondiamo spesso col giallo, partiamo da qua, dalla fine. Noir e giallo hanno molte cose in comune, ma hanno delle differenze fondamentali. Massimo, perché tu ami definirti un autore noir? Beh, innanzitutto buonasera, grazie di essere qui e voglio ringraziare anche Fabrizio Quadranti per l'invito. Allora, noir, noi lo chiamiamo giallo, in realtà si chiama giallo perché nel 1929 la Mondadori aveva una collana verde di avventura e quindi iniziavano a pubblicare romanzi polizieschi, come la chiamiamo questa collana, chiamata giallo. In realtà in giro si chiama, per il mondo si chiama romanzo poliziesco. Il romanzo poliziesco ha una struttura narrativa ben definita: c'è un crimine, c'è un'indagine, c'è una soluzione. La soluzione è sempre consolatoria, sia nei confronti del lettore dal punto di vista proprio personale, perché questo genere letterario è nato per rificare la morte. Sostanzialmente il giallo ha avuto questo successo mondiale immediato perché leggendolo il lettore allontana da sé l'ansia per la propria morte. Leggere dalla morte altrui ha questo effetto. Il successo ancora oggi di questo genere letterario è proprio questo. Ma c'è una doppia consolazione, perché consola anche dal punto di vista sociale, ribadendo continuamente la vittoria del bene sul male. Il noir ha una struttura completamente diversa, la sovverte, ed è una sorta di caduta agli inferi dei personaggi, diciamo il punto di vista criminale, squisitamente criminale sulla realtà raccontata nel romanzo, e il finale non è mai consolatorio. Io preferisco il noir, anche se uso il romanzo poliziesco, perché la serie del Rigatore ha una dimensione da romanzo poliziesco, anche se i finali non sono mai propriamente consolatori, lì c'è un attimo di contaminazione. Preferisco il noir perché mi permette di usare in maniera assolutamente precisa quella che è la formula narrativa, cioè che raccontare una storia criminale che si svolge in un tempo e in un luogo è una scusa per raccontare la realtà che circonda gli avvenimenti narrati nel romanzo. E questo significa avere la possibilità di radiografare la realtà sociale, politica, economica e storica, e quindi raccontarla nel romanzo. Ecco, il noir non ha mai un finale consolatorio perché, appunto, prendendo spunto in maniera spietata dalla realtà, se la realtà non è consolatoria, non lo è nemmeno il romanzo.
Allora, se la realtà non è consolatoria, non lo è nemmeno un romanzo. Allora, il noir in qualche modo cerca di raccontare il reale attraverso l'indagine ferrea e puntuale del reale, mescolandolo con la fiction, quindi con la fantasia dell'autore. La commissione delle due cose produce un effetto che nei romanzi di Massimo, come in quelli probabilmente che voi avrete presente di Zo, di Malé, ha la forza dell'indagine tolta al giornalismo d'indagine, o perché il giornalismo d'indagine non se ne voleva più occupare, o perché ci darei tu come mai, e l'aggiunge invece alla favola, alla fiction, al racconto che è proprio della fantasia dell'autore. Perché è così necessario comprendere per un autore la realtà, indagare sulla realtà e mettere elementi di reale, di realtà e di indagine nel romanzo? Perché c'è stata questa necessità? E se c'è ancora, perché è così importante? Ma, vuol dire, ovviamente è una situazione molto italiana questa, ma la morte del giornalismo investigativo, che vuol dire, è stato ammazzato da una parte a colpi di querela per diffamazione, che è stata usata in maniera sistematica contro i giornalisti, dall'altro perché è cambiato il mondo stesso dell'informazione, ma in Italia è completamente scomparsa l'informazione rispetto alla criminalità organizzata. Per esempio, sono anni che in Italia non esce un articolo sulla mafia cinese. Io questo lo... Evidentemente ci sono gli accordi internazionali, economici e diplomatici tra Italia e Cina, per cui la mafia cinese è scomparsa dai giornali. Quando noi giallisti, no? All'inizio eravamo giallisti, ci siamo confrontati su questo, sto parlando del 1995. Quando tu hai iniziato? Quando ho iniziato, ho pubblicato il primo romanzo, ho pubblicato due romanzi nel 95, il secondo alla fine del 95 era La verità dell'alligatore, quindi il primo romanzo poliziesco. Ho cominciato un dibattito molto forte dicendo: ma se in Italia non c'è più la possibilità di avere informazione rispetto alla criminalità, potremmo cercare in qualche modo con lo strumento romanzo, con uno strumento completamente diverso da quello giornalistico, a raccontare un po' quello che succede nella realtà. Questo significa però prendere spunto dalla realtà stessa, e quindi lo scrittore si è in qualche modo sdoppiato, nel senso che per raccogliere il materiale usava e usa ancora la metodologia del giornalista investigativo. Raccoglie il materiale, lo mescola alla fiction e poi racconta. Il fatto di essere sempre più aderente alla realtà ha prodotto un fenomeno unico. Non esiste in nessun'altra parte di quello del mondo, ma comunque di sicuro in Europa. E cioè che sono i lettori che sono diventati, hanno capito il gioco e hanno cominciato a chiedere allo scrittore di raccontare determinati casi. Quindi noi quotidianamente riceviamo suggestioni, suggerimenti, sollecitazioni a raccontare determinati casi. A me è capitato, per esempio, quando vivevo in Sardegna, di essere chiamato da persone che vivevano vicino a un poligono dove sperimentale che inquinava, la gente si ammalava e moriva, di scrivere un romanzo per raccontare la loro storia, perché è una storia che non riusciva a uscire dalla Sardegna. E così è stato. L'ho scritto insieme ad altri autori, e addirittura oggi che c'è un processo, la difesa di chi ha gestito dei militari, dei civili che hanno gestito il poligono, accusano il pubblico ministero di avere la stessa linea del romanzo. Che perda ste fogu. Quindi un'aderenza molto grossa a questo punto di vista. Non solo, ma negli ultimi due anni c'è stato un ulteriore sviluppo, nel senso che molti lettori più affezionati e più attenti chiedono di poter individuare in maniera precisa all'interno del romanzo tutta una serie di elementi che poi possono approfondire. Quindi c'è un uso sociale di questo tipo di romanzo. Io, per esempio, ho scritto un altro romanzo, si intitola Mi fido di te, sulla sofisticazione alimentare, ed è un romanzo che è normalmente usato per chi si vuole informare su determinate cose, perché è
sostanzialmente l'unico romanzo che racconta in maniera molto precisa alcuni meccanismi rispetto alla sofisticazione alimentare in un paese dove i saggi non vengono, sulla sofisticazione non vengono recensiti dai giornali, altrimenti le grandi industrie tolgono la pubblicità. Ecco, cioè, va a coprire questo tipo di dinamiche che sono dinamiche sempre più importanti. È l'Italia, da un certo punto di vista, è il rapporto perverso che ha questo paese con la verità, e dall'altro il fatto che su alcune cose, se non le racconta questo tipo di romanzo, in realtà è molto difficile arrivare alle fonti e capire cosa succede. Si rimangono inevase, poi magari rimangono ancora assolute dopo che le abbiamo raccontate nei romanzi, però intanto si sa. I lettori di Carlotto, ma anche noi che lo guardiamo da colleghi, si fa fatica a dire, ma che anche noi che scriviamo, che lo guardiamo, quando lui scrive un libro, la prima domanda che ci facciamo è: che cos'altro dobbiamo sapere che non sappiamo? E quindi questo comincia a diventare un problema, perché quando lui racconta, ahimè, sappiamo che dentro c'è una dose di verità vera, un'adesione alla realtà vera. Allora, nelle Vendicatrici, come avrete modo di vedere se desidererete leggerlo, la verità vera è molto cruda, è una verità romana, sostanzialmente capitolina, è una verità di corruzione, è una verità di crimine, è una verità violenta, ed è una verità che si nasconde negli strati, in tutti gli strati della società romana. Che cosa dobbiamo ancora sapere, parto dall'ultimo, che non sappiamo, con Xenia, che è il primo delle quattro vendicatrici che tu stai per proporci come lettori. Qual è il pezzetto che ci manca di Xenia? Ma è un progetto che nasce circa 3 anni fa con il desiderio anche di fare un ulteriore ragionamento su quella che è la serialità. Come ben sai, la serialità e poi diventa in qualche modo un problema nel rapporto con i lettori, perché i lettori si affezionano ai personaggi, tu magari come autore hai voglia di scrivere, necessità anche di scrivere qualcos'altro, e i lettori si arrabbiano molto se invece non continui. No, io sono in ritardo, secondo i lettori, con la serie dell'Alligatore, e puntualmente, non so, in situazioni come queste presento altri romanzi, poi alla fine c'è sempre qualcuno che dice: sì, vabbè, ho capito, ma l'Alligatore quando esce? Comunque noi stasera lo sappiamo, no, quando esce, lo sapremo prima degli altri, lo diremo alla fine. Allora, mi è venuta questa idea, dico, apriamo e chiudiamo una serie in pochi mesi. Infatti nel giro di 6 mesi usciranno 4 romanzi, le Vendicatrici nascono e finiscono, si conclude la serie. A novembre si conclude il primo, è adesso, il secondo sarà a giugno, a settembre il terzo, il quarto a novembre. È la prima operazione di questo tipo che viene fatta editorialmente in Italia. Sì. Non siamo in edicola, siamo in libreria, quindi è un altro spessore. Nel giro di 4-5 mesi noi avremo tutto il ciclo completo. E l'idea delle Vendicatrici è questa: ci siamo chiesti, ho scritto a quattro mani con Marco Videta, con cui al suo tempo ho scritto Nord-Est, Marco Videta è uno sceneggiatore, e ci siamo chiesti qual era l'influenza della crisi nelle relazioni tra le persone, e da questo è nato uno sguardo attento che poi la cronaca ci sta dando tristemente ragione in questo periodo in Italia sul discorso tra violenza contro le donne. E abbiamo cominciato a indagare, abbiamo preso a Roma un quartiere tipo, abbiamo cominciato ad osservare questo tipo di relazioni. E abbiamo poi estrapolato una serie di personaggi, queste Vendicatrici sono 4, c'è Xenia che è una giovane ex ginnasta siberiana che è vittima della tratta delle spose. Tratta delle spose è una delle grandi piaghe semi nascoste, nel senso che si conosce molto poco, che vivono le giovani russe, in particolare le siberiane, e abbiamo cominciato a prendere questa storia che ci sembrava molto interessante, abbiamo indagato e l'abbiamo raccontata. Poi c'è Eva è una signora romana, ha una profumeria, però ha il marito che gioca alle slot machine. Io sono fermamente convinto che le slot machine
che sono quasi totalmente, il 99% gestite dalla criminalità organizzata, tra l'altro sono anche tutte, come si dice in gergo, taroccate, e dovrebbero essere vietate perché c'è gente che si sta distruggendo. Poi in questo momento poi anche di crisi, cioè crisi non solo economica, abbiamo indagato in questo tipo di situazione. Quindi raccontiamo la relazione tra Eva, no? E questo marito che passa, che sostanzialmente distrugge, dilapida tutto al slot machine. Luz è una colombiana, la classica sudamericana che arriva qui in Italia con la testa piena di sogni e poi finisce a battere. E infine Sara invece è il nostro personaggio misterioso, adesso non posso dirvi nulla di Sara perché svegliamo tutto nel terzo romanzo, quindi è proprio, sono tenuto al segreto più assoluto a questo tipo di cose. No, puoi dirti che noi attraverso abbiamo cominciato a raccontare le storie di queste donne per raccontare gli uomini sbagliati che poi dominano le loro vite e le distruggono. E quindi in questo momento in cui addirittura è stato coniato un termine, femminicidio, no? Noi abbiamo cominciato a ragionare su quello che c'è intorno, no? Dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, e abbiamo raccontato la storia di queste quattro donne che poi in realtà si conosceranno, si metteranno insieme e si vendicheranno, ma non sono le classiche vendicatrice, non so, Kill Bill, tanto. Quelle che conosciamo dal punto di vista cinematografico o anche della narrativa, sono donne che usano la vendetta come primo passo verso il riscatto. Bene, poi cerchiamo di capire perché hai deciso la vendetta, proprio la vendetta. Xenia, che è la protagonista di questo primo libro, è una siberiana ex ginnasta, o forse ancora ginnasta, non sappiamo se riprenderà o meno, che viene in Italia proprio con il mito dell'uomo della vita, l'uomo dei sogni, il principe azzurro, è un riscatto sociale anche perché comunque arriva da una situazione difficile nel suo paese. E Xenia si trova a combattere, tra virgolette, si trova coinvolta a combattere con un uomo che è un uomo sbagliato, ma che appartiene a titolo proprio principale a questo mondo dello strozzinaggio, dell'usura, tipico di una certa parte della società romana. Allora, ci stai raccontando l'usura, quindi ci stai raccontando il rapporto con i soldi ancora, i soldi sono centrali nei tuoi ultimi lavori. Pensi che di questo tema non si sia parlato abbastanza, che ci sia ancora qualcosa che bisogna sapere? Allora, il problema è quello della modificazione interna della società, nel senso che la crisi sta provocando una modificazione antropologica di grande portata, la vita delle persone sta cambiando e ovviamente più basso il ceto sociale più cambia, no? E ci sono maggiori sollecitazioni in questo senso. Ci sono alcune situazioni assolutamente estreme che sono legate alla dimensione di schiavitù che si crea tra creditore e debitore. Il mondo dell'usura che noi abbiamo indagato, che raccontiamo, è un mondo terribile. Non è più la figura del vecchio, non so, dell'usuraio di quartiere. Sono vere e proprie organizzazioni che poi si impadroniscono i negozi, li gestiscono, riciclano soldi. Gli usurai, per esempio, sono sempre più legati alle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Quindi, attraverso l'usura non è più un reato staccato da una dinamica criminale complessiva, è molto più interna, ma non solo, ma la cosa incredibile che noi abbiamo notato, lo diciamo molto in maniera molto chiara, che c'è un suggerimento continuo al fatto di rivolgersi agli usurai da parte di chi non dovrebbe mai consigliare queste cose, invece è diventata prassi comune, diciamo, non puoi accedere ai fidi eccetera, magari se ti rivolge quel signore riesci. È che è una situazione assolutamente complicata da questo punto di vista, e però fa parte di questa modificazione antropologica complessiva che sta investendo l'Italia in questo momento, e l'usura è diventata una forma di potere anche all'interno dei quartieri, ma non solo dei quartieri, voglio dire, disagiati, anche dei quartieri. Noi per esempio raccontiamo un quartiere di Roma abbastanza centrale, che chi conosce Roma lo riconosce immediatamente.
In questo il lavoro con Videtta ti ha permesso anche di poter utilizzare un linguaggio e uno stile adatto anche al luogo che tu stai raccontando. C'è un lavoro anche stilistico. Questo ci ha comportato un dibattito lunghissimo che ha coinvolto anche la casa editrice, nel senso che in Italia c'è l'esempio di Camilleri. Camilleri usa una lingua che è una lingua molto particolare, ma all'inizio il lettore si spaventa perché pensa che sia incomprensibile, poi invece è assolutamente comprensibile. Però è una cosa molto particolare. Io non volevo assolutamente un romanzo con una forte dimensione dialettale, perché non credo in questo tipo di narrativa. Io, per esempio, quando scrivo del Veneto metto un paio di parole di dialetto, non di più, proprio per questo motivo. Per cui, ma c'era la necessità anche di raccontare gli ambienti, per cui anche una dimensione linguistica particolare ci stava. Per cui è stato un po' di un dibattito molto approfondito, abbiamo cominciato ad ascoltare, per esempio, come i romani parlano alla televisione, no? Se voi, per esempio, vi capita un'intervista di Carlo Verdone, no? Lui parla un italiano assolutamente con delle influenze proprio romanesche, molto, che si inventa a un certo punto anche una serie, non solo la cadenza, ma anche una serie di parole, la costruzione delle frasi. Abbiamo ragionato in questo senso, abbiamo trovato una mediazione, secondo me, molto accettabile. Ecco, questo sempre per ricollegarci al discorso di verosimiglianza. Lavorare sui linguaggi è una delle cose che Carlotto fa spesso in tutte le forme narrative che propone al lettore. Ci fai sentire un pezzetto di Assunta? Assunta è una delle protagoniste, non fa parte delle quattro vendicatrici, è uno strano tipo di donna ed è una donna che sta dalla parte del potere sbagliato, del potere criminale, ed è un personaggio molto ambiguo, estremamente crudele per certi versi e per altri vittima, anche perché le donne nei libri di Carlotto, non in questo caso perché fanno la parte delle vendicatrici, questo lo annuncia proprio nel titolo, ma le donne nei libri di Carlotto non hanno mai vita facile, hanno sempre una vita di margine, una vita negata in parte o una vita cattiva, perché in Respiro corto vediamo proprio donne cattive. Ci legge Assunta. Verso sera Assunta cominciò il giro di riscossione presso i venditori ambulanti che facevano capo alla famiglia D'Auria. Era un'incombenza che le pesava, essendo abituata a gestire rapporti con gente molto più in alto nella scala sociale. Persone a cui aveva venduto attici strepitosi, ville con piscina, piedaterra in pieno centro storico. Si infilò un paio di guanti in pelle. L'idea di sporcarsi le mani con banconote toccate da migliaia di persone, frutto della vendita al dettaglio di panini con la porchetta, borse, magliette taroccate, lei che indossava solo roba griffata, le dava il voltastomaco. Ma era necessario anche per dare un segnale di continuità con l'operato di Antonino, che non si era mai tirato indietro, pur di consentire alla sua adorata sorellina di vivere la vita che aveva sempre desiderato. L'autista conosceva a memoria il percorso che tante volte aveva fatto con Barone, e a lei non rimase che farsi portare, cercando di scacciare l'immagine del corpo di suo fratello disteso senza vita sulla lettiga dell'obitorio. Il giro si rivelò straziante. Ogni singolo ambulante, paninaro, caldarostaro, gente duro che conosceva solo la strada, qualcuno con anni di galea alle spalle, volle stringere la mano, abbracciarla, baciarla, per dimostrarlo quanto fosse addolorato per la morte del barone, come amavano chiamarlo. Soltanto alla ventesima sosta Assunta, frastornata da tanto affetto, riuscì a focalizzare l'attenzione su un dettaglio. Tutti al momento di pagare le consegnavano un pacchetto avvolto strettamente in carta di giornale. Assunta contemplò i 20 pacchetti poggiati accanto a lei sul sedile posteriore della macchina. Le parole di Sereno Marani le esplosero nella testa. Lei chiamava dalla strada e Antonino le calava dalla finestra dei pacchetti avvolti in carta di giornale. «Non è possibile!» esclamò dentro di sé. Si diede una manata sulla coscia, pensando che suo fratello era un genio. Allora, questa è una delle figure più spietate del libro, è carceriera a sua volta di un essere vittima però dei fatti e degli eventi, quindi è una donna cattiva, però è una donna che in qualche modo in questa cattiveria riesce a stare. Le altre quattro donne invece sono donne che decidono di vendicarsi, cioè per la prima volta noi vediamo nel tuo libro
in questo tuo libro e in quello precedente, passare dal racconto della crisi, quindi lo stato di fatto di una situazione corrotta, crudele, marcia, sbagliata, a invece la presa di coscienza e la volontà di una redenzione, quello che tu chiami il conflitto. Il passaggio dalla crisi, dal racconto della crisi, al racconto del conflitto. Ci auguriamo che poi ci sia la risoluzione finale, la vedremo nei prossimi anni, ci auguriamo questo. Questo conflitto che tu stai raccontando, questa ricerca di redenzione che passa attraverso la vendetta, quanto spazio ha nei tuoi due ultimi libri e perché hai deciso che dalla crisi era ora di passare al conflitto? Che cosa percepisci negli strati della nostra società, ma anche nelle intenzioni delle persone che tu vuoi raccontare, che hai incontrato? Ma per molti anni il romanzo noir è stato uno strumento straordinario per raccontare la crisi. La crisi che stava arrivando, la crisi che era arrivata. Ed è stato uno strumento molto lucido da questo punto di vista. Raccontare attraverso il noir l'infiltrazione criminale attraverso l'espandersi della corruzione all'interno della società e quindi un'alleanza tra criminalità organizzata e alcuni ambienti, in particolare in Italia, l'imprenditoria, la finanza e la politica, in parte l'istituzione, è stato un modo per leggere in qualche modo la crisi. E il noir, devo dire che da questo punto di vista, ormai è riconosciuto a livello internazionale, è stato anticipatore, nel senso che molte cose erano state già raccontate. Ma a crisi conclamata c'è stata la necessità di trasformare il noir da strumento di lettura della crisi a letteratura del conflitto, cioè lettura del conflitto, perché il passaggio immediatamente successivo è quello, che non è solo un conflitto di tipo sociale determinato dalla crisi economica, ma è anche un conflitto tra le persone, proprio per la modificazione antropologica di cui parlavamo prima. E questo noir è diventato immediatamente uno strumento utile in questo senso. Però è passato da letteratura di genere a letteratura di contenuti, nel senso che il noir ha scelto di essere sempre più strumento di racconto di contenuti precisi, di cose assolutamente precise, pescate a piene mani dalla realtà. Ecco, perché quello che si racconta, per esempio il progetto Le Vendicatrici, è il conflitto che si è aperto. Oggi, per esempio, secondo me, in Italia, il discorso del femminicidio e la violenza contro le donne è la punta di un iceberg di una società, voglio dire, che fatica a contemplare la differenza. Questo, quello che noi raccontiamo in questo romanzo, è il fallimento di un modello maschile. È il fatto che se non cambia dal punto di vista propositivo femminile all'interno della società, questa società non ha nessun futuro. Però secondo noi questo può nascere solo da un conflitto. E il conflitto, oggi bisogna aprire un conflitto sociale sulla questione della violenza contro le donne. Violenza contro le donne, che noi pensiamo sempre alla violenza domestica, noi pensiamo sempre a una dimensione di quelle che ci racconta la cronaca, che sono la punta dell'iceberg, ma proviamo a pensare alle relazioni all'interno del mondo del lavoro. Come la crisi ha indebolito la posizione della donna rispetto al mondo del lavoro, in questione del ricatto economico, per esempio. Oppure come la crisi ha influito tra le relazioni delle persone, dove per esempio separarsi oggi è diventato un problema enorme perché non ci sono i soldi per farlo. E quindi noi vediamo questo, abbiamo usato questi personaggi per raccontare esattamente questo. Noi auspichiamo un conflitto a questo punto di vista e le nostre vendicatrici si vendicano per aprirlo. E ponendo un punto di vista squisitamente femminile sul fatto della dimensione del riscatto, di affrancarsi a questi uomini assolutamente sbagliati all'interno di una società dove il modello maschile ormai è fallito. Dobbiamo ripensare la società nel suo complesso. Per le lettrici donne sarà interessante guardare l'operazione che fa Massimo Carlotto nel raccontarci il mondo femminile. Non pensiate di trovare donne come noi normalmente consideriamo, quindi con una famiglia, un lavoro normale, una femminilità adeguata al sistema e ai luoghi comuni. Sono donne particolari, sono donne innanzitutto che hanno un modo di amarsi tra donne e di amare le donne e gli uomini
visto per un'angolatura molto speciale, quindi hanno una sensibilità altra. Sono donne che hanno una forza interiore stabilita da una sofferenza pregressa, quindi arrivano ad essere forti perché sanno cosa significa stare male, soffrire e dover lottare per aver affermato i propri diritti. Sono donne capaci di allearsi tra di loro, quindi di creare gruppo. In qualche modo il suo punto di vista maschile, di autore maschile, ci permette anche di capire come forse lo scrittore, ma anche l'uomo, ha voglia di raccontarci un femminile che sta passando dallo stato di crisi al conflitto, quindi, come lui ama dire, alla redenzione, che è tutt'altra cosa rispetto alla redenzione di stampo cattolico. Quindi il gruppo delle vendicatrici, perché poi tra di loro si intersecano nelle vicende, decide di trovare un'alleanza, cosa ben difficile poi invece da trovare nella realtà dei fatti, no? Per cui anche il modello femminile, probabilmente, che tu stai mettendo in qualche modo non in discussione ma sotto la lente di ingrandimento. Diverso invece è il lavoro che farà Carlotto in Respiro Corto, che è il romanzo precedente, ma che fa parte dello stesso progetto che io appunto metto nel mondo Carlotto, ma che riguarda il conflitto e non più il racconto della crisi. In Respiro Corto, romanzo molto riuscito e anche abbastanza diverso dai cicli precedenti di Massimo Carlotto, lui racconta un altro tipo di collettività criminale, che è quella formata dai giovani rampolli, figli dei boss o dei malavitosi a vario titolo, che decidono di studiare, quindi di passare, elevarsi, salire di grado e di categoria e occuparsi della mafia ad un livello superiore. Sono quattro fanciulli, lui li chiama la Dromos Gang, appartengono quindi a quello strato sociale di laureati, masterizzati, formati in giro per il mondo, perché parliamo di criminalità globalizzata per la prima volta nei suoi libri, e grazie a questo upgrade, chiamiamolo così, riescono a combattere e quindi a vincere, forse, o ad augurarsi di farlo, la loro battaglia di criminali nel nuovo mondo della criminalità. Siamo a un conflitto di altra natura in Respiro Corto. Ci vuoi raccontare che cosa succede? Ma girando per università europee a fare conferenze, mi è capitato di fare degli incontri particolari e capire che sta succedendo qualcosa di nuovo, qualcosa che non era mai accaduto prima, e cioè che da parte della criminalità organizzata esiste la necessità di accedere al sapere. La globalizzazione dell'economia ha determinato nuovi mercati per la criminalità, cose che una volta erano assolutamente impensate. Se voi, per esempio, ragionate sul fatto che i due business principali oggi delle mafie a livello internazionale sono il traffico di rifiuti e la sofisticazione alimentare, significa che i soldi arrivano dalla strada, dalla prostituzione, dalla droga, dalle armi, arrivano, poi salgono a livello, vengono gestiti e alla fine vengono investiti poi in attività pulite, no? E l'abbiamo nascosto per le foto. No, ma non arriveranno ancora. Sì, drammatizziamo un po' perché stiamo parlando di contenuti drammatici, ma d'altra parte, come lui dice, questa è la poi io racconto sempre che una volta ho fatto un incontro come questo, c'è una signora Serafina, si è avvicinata e dice: ma lei non porta mai buone notizie. Vero, confermo, lo sappiamo tutti, ahimè. I romanzi sono leggibili per chi non mi ha mai letto. No, sono leggibili, godibili, accattivanti, divertenti, meno divertenti rispetto alle altre. Però siamo al conflitto, ecco, io mi sentirei di essere ottimista, siamo al conflitto, per cui ci sarà una soluzione prima della fine dei nostri giorni. Allora stavo raccontando. Stavo raccontando che, sì, cosa è successo? Che a un certo momento la criminalità organizzata, che aveva avuto accesso ad ambienti in grado di gestire i grandi affari attraverso la corruzione, ha deciso di
ha sentito la necessità di avere uomini propri all'interno di questi meccanismi e quindi ha scoperto il mondo universitario. Se voi girate le università di tutto il mondo trovate personaggi che sono figli di mafiosi, ma appartengono a famiglie mafiose. Io sono andato recentemente all'università di Leeds perché in respiro corto cito proprio l'università di Leeds. Questi sono quattro ragazzi che vengono dall'università di Leeds, perché proprio a Leeds avevo trovato delle situazioni che... Qualcuno mi ha detto, vabbè, ma se uno è figlio di un mafioso non è detto che sia un mafioso. È vero se quel tipo di organizzazione mafiosa non si basa dal punto di vista organizzativo sulla famiglia biologica, ma se si basa sulla famiglia biologica vi deve dimostrare che non è un mafioso. È difficile, per esempio la mafia albanese, l'Ndrangheta, sono basate squisitamente sulla famiglia biologica, per questo non ci sono pentiti, perché se uno si pente deve mandare in galera il fratello, il padre, lo zio, il cugino. Questi sono due esempi, ma ce ne sono molti altri nel mondo, di questo tipo di strutture, e tutte le mafie ormai stanno arrivando a questo tipo di strutture organizzative, quello della famiglia biologica, proprio per evitare il discorso. E allora se vedo figli di personaggi di questo tipo che provengono da varie parti del mondo, sono tutti laureati in economia, stanno tutti facendo il master nel mercato immobiliare, qualche domandina me la faccio. Siccome sono romanziere, posso anche, no? La prima grossa infiltrazione al nord e nel nord Italia nel 1964, quindi insomma, abbiamo scoperto noi un po' in ritardo, questo è un ritardo culturale di un certo tipo. Ecco, questo è il quadro che mi ha portato a raccontare questo tipo di cose, il fatto che la criminalità vuole contare di più e lo sta facendo. Se voi guardate, ad esempio, analizzate la situazione della Russia. La Russia, vedete che ci sono tutta una serie di cordate legate alla mafia russa, a un settore dell'oligarchia, e sono delle vere e proprie cordate, dove i giornalisti, se gli raccontano qualcosa, vengono quantomeno massacrati di botte, mandati in ospedale per mesi, oppure fanno una fine ben peggiore. Questo sì, contare qualcosa, per esempio nel nord Italia, significa da parte di Casalesi in Veneto. Sapete che Casalesi in Italia, non dico una, controlla quasi il 90% del movimento terra. Infatti sono in crisi perché con la crisi economica, no? C'è meno movimento terra e quindi il problema devono fare altro, ma che stanno aspettando le grandi opere, perché il grande discorso del riciclaggio, dell'infiltrazione mafiosa passa attraverso le grandi opere. Ma per esempio adesso investono molto nelle squadre di calcio. Vogliono eleggere i sindaci, vogliono contare qualcosa, cose che hanno fatto al sud per molti anni, adesso le vogliono fare al nord, perché vogliono contare di più, ma questo complessivamente è un po' dappertutto. Cioè, esiste anche una dimensione legata alla diplomazia internazionale sul contenimento delle mafie. Io ho scritto un romanzo che si intitola L'amore del bandito, per raccontare una cosa che riguardava il nord-est italiano, dove per esempio per limitare l'influenza della mafia russa a livello proprio di servizi segreti, ma di stati, sono stati facilitati i kosovari. Voi sapete che il Kosovo è uno staterello fantasma ed è un narco-stato, si occupa il 99% di spaccio di produzione di droga. I kosovari hanno fatto un accordo con i talebani afghani
e dopo tantissimi, oltre 20 anni, nel nord-est italiano è tornata alle ruine, dopo moltissimi anni, grazie. E i kosovari, è stato creato questo staterello fantasma legato alla mafia kosovara, quindi in parte la mafia albanese, per contenere la mafia russa e oggi la mafia kosovara, che lavora molto strettamente con l'Andrangheta, a partire dal nord-est italiano fino alla Norvegia, è una specie di linea Maginot di contenimento della mafia russa. Quindi, rispetto alla criminalità, bisogna ragionare anche in questo modo. Recentemente sono emerse, delle, per esempio, sempre attraverso una serie di romanzi che riflettono la realtà, l'espandersi della mafia polacca. Voi avete mai sentito parlare della mafia polacca? Ci manca per adesso. La mafia polacca è una mafia che, per esempio, oggi in Svezia conta moltissimo, perché ci sono una serie di strategie. Ecco, io ho scritto Respiro Corto per raccontare come in una giornata, da una parte all'altra del mondo, si muove il crimine. Mi trovavo a Marsiglia e parlavo con un poliziotto che mi raccontava quello che era successo quel giorno a Marsiglia, e contemporaneamente capivo che una cosa che si muoveva in India aveva il suo riflesso a Marsiglia, una cosa che si muoveva a Marsiglia aveva il suo riflesso in Russia. Oggi funziona così. Ecco, quello che voi avete sentito è tutto il lavoro che sta dietro al romanzo, cioè il fatto che lui passi del tempo a parlare con le persone, a indagare, a spostarsi fisicamente, a raccogliere materiale, poi diventa storia. E quello che c'è nei suoi libri è tutto questo contenuto di informazioni, però veicolate attraverso una storia, e questo fa dei suoi romanzi, dei romanzi assolutamente riusciti, veloci, accattivanti, come dicevamo prima, perché per mano, dalla prima pagina all'ultima, non mollano l'attenzione e la tensione, e questo è il noir. Il noir ti permette di avere questo ritmo. Però tu, dalla globalizzazione del crimine, hai fatto un salto quantico e ci hai raccontato che adesso la criminalità va a tempo determinato, cioè esiste la possibilità di delinquere, e questo lo troviamo sempre nei tuoi ultimi lavori, anche solo per determinati motivi. Quindi mi serve pagare il mutuo, rubo per il mutuo, finito di pagare il mutuo, ho finito di rubare. Mi serve pagare le tasse, e vado per quello che mi serve evadere per poter pagare le tasse. Allora, questo è un fenomeno molto diffuso e non viene neanche assimilato alla criminalità di tutti i giorni, quella più grave. Ci vuoi raccontare perché ne hai voluto parlare? E soprattutto, per esempio, mi viene in mente questo testo teatrale, Giardino di Gaia, dove tu hai raccontato un sistema di corruzione familiare basato sulla semplice bustarella all'interno di un lavoro qualunque, potrebbe capitare a ciascuno di noi una proposta del genere. Come reagisce tutto l'insieme della famiglia di fronte alla corruzione del capofamiglia? In questo caso era un uomo il capofamiglia. Un giorno stavo leggendo delle trascrizioni di una intercettazione ambientale, un'inchiesta in Veneto fatta dalla Guardia di Finanza su una faccenda di corruzione legata a una grande opera, e c'era a tavola padre, madre e figlio. E il padre dice, confessa al resto della famiglia che si è fatto corrompere. E il resto della famiglia, cioè la moglie e il figlio, non è che dicono perché l'hai fatto, ci hai rovinato il nostro buon nome. La moglie dice, bene, allora io voglio dire ai tuoi amici, quelli che ti danno i soldi, che io voglio il giardiniere, no? Tutto l'anno, poi io racconto cosa dice, e interviene il figlio e dice, io voglio lo spiderino giapponese. No. Allora, questo mi ha fatto riflettere e portato a indagare ancora in questa direzione. Com'è la percezione della corruzione nella nostra società? Beh, è cambiata, anche quella è modificazione antropologica. Cioè, chi oggi si fa corrompere, a parte che, non so, ma dalle nostre parti c'è gente che veniva col cartello al collo con scritto sono corrompibile, no? E perché? Perché la corruzione fa circolare i soldi, fa circolare ricchezza, brevi alle strade verso il successo, c'è poco da fare, ed è una cosa che all'ordine del giorno. E quindi la percezione è che chi viene corrotto è un birichino, non è che commette un reato, è un furbo, poi se gli va male, gli va male, capito? Però oggi dice, vabbè, quello è stato condannato per corruzione. Una volta non era così, la società aveva un'altra percezione del reato.
per cui se uno era corrotto c'era una questione della vergogna. Oggi noi abbiamo politici in Italia, vabbè, non so. Facile questa parola. No, vabbè. Era troppo facile. Che se la vedrebbero male con le vendicatrici, sicuramente. No, quella questione, hai detto una cosa importante, per esempio, con De Cataldo e Carofiglio, che sono due magistrati, abbiamo scritto 3 racconti sulla cocaina, 3 ragionamenti sulla cocaina. A proposito di modificazione antropologica, oggi la cocaina, che è sempre stata la droga dell'euforia e dell'efficienza, per le classi sociali più basse è la droga invece della consolazione. Andando alle 5 di mattina nelle zone industriali del Veneto ci sono gli spacciatori che, per esempio, ho visto nel mondo, per esempio, delle imprese di pulizia che fanno questi lavori massacranti, le donne, eccetera, tutte in nero. Per dire, pipare un po' di coca ti aiuta ad affrontare una giornata dove, dopo aver fatto le pulizie tutta la notte, diventi moglie, madre, no? E hai tutta una serie. I camionisti, la droga che viene spacciata nel giro dei camionisti nelle aree di servizio delle autostrade. Non è bello sapere che poi guidino quelle cose. Tieni i ritmi legati a guidare per tante ore così. Quindi c'è il mondo del lavoro, per la prima volta si è in qualche modo avvicinato al mondo della criminalità. Cosa ha determinato? Negli ultimi anni c'è stato un incremento degli arresti, soprattutto rispetto al traffico di droga, di incensurati, di gente che non proveniva da storie di disagio sociale, non aveva nessun bisogno di dedicarsi allo spaccio di droga, se non quello di, voglio dire, molto spicciolo, di fare soldi, ma non perché soffriva la fame, ma per la barca, per l'amante. È una dimensione che funziona. C'è gente che, ad esempio, adesso ha problemi. I colombiani sono sempre stati dei geni da questo punto di vista, quindi vendono droga anche in certe quantità anche a chi non fa parte di organizzazioni criminali, ed è nato il fenomeno degli incensurati. Partono con la barca, portano a casa il mezzo chilo, il chilo di cocaina, che poi sono soldi, e sono incensurati. Non lo fanno tutta la vita, cioè non saltano il fosso, non scelgono di essere delinquenti, lo fanno per un periodo limitato della loro vita, poi rientrano. Però questo, almeno dal punto di vista narrativo, è interessante, dici, guarda come cambia la società da questo punto di vista. Sì, mutazione antropologica, come dicevamo. Cosa direbbe l'alligatore, il tuo Buratti, di fronte a questo tipo di crimini? Che indulgenza avrebbe? Lui è un po' così. Insomma, delle volte si fa delle domande anche su questa gente, come può fare poi a tirare avanti la vita. Ma l'alligatore alzerebbe le spalle se la sfanghino, direbbe esattamente così, userebbe questo termine e si berrebbe subito un calvados. Ecco, giusto per tenersi un po' su. L'alligatore ritorna, e possiamo dirlo che ritorna a breve. Quando ritorna? Ritorna nel 2015, compie 20 anni l'alligatore, e quindi torna con 2 romanzi per festeggiare. Torna con 2 romanzi, quindi insomma siamo felici. Tutti e 2 nel 2015 usciranno. Ecco, questa nuova formula di far uscire, ritorniamo da dove siamo partiti, di far uscire più libri uno dietro l'altro dello stesso genere, quindi le 4 vendicatrici, torniamo a loro, perché tu pensi che abbia un impatto e una presa diretta sul pubblico? Cioè, perché ci regali queste uscite così ravvicinate? Perché vuoi chiudere questo ciclo e ci vuoi accompagnare dall'inizio alla fine in questo breve tempo? Ma per 2 motivi. Primo, che le serie televisive hanno ridotto il tempo di consumo, appunto, delle serie negli spettatori, ma anche nei lettori. Lettori di letteratura poliziesca e noir di solito sono grandi appassionati di serie televisive, per cui il lettore, il scrittore deve correre un po' per fare concorrenza a questo. Dall'altro, il fatto che bisogna, almeno per come il mio lavoro, tendere a chiudere le serie in tempi brevi, perché io quando scrivo un romanzo sto lavorando all'inchiesta del romanzo successivo. Magari mi faccio aiutare, ci sono dei collaboratori di Sabò, questo collettivo di scrittura che certe volte mi dà una mano, raccolgo il materiale e quindi lavoro in questo modo. E allora
la produzione di questo tipo di romanzi, cioè il fatto di pescare tanto materiale dalla realtà, comporta anche una modificazione del lavoro dello scrittore. Quindi il fatto di accorpare le serie mi permette di lavorare poi in maniera più lucida ad altri progetti. Allora, in questa lunga intervista che ti ha fatto Marco Amici, che è un giornalista acuto del Manifesto, credo ancora, tu, no, non è più del Manifesto, niente, non è più un giornalista, non è più un giornalista, non è mai stato, non è mai stato un giornalista. Comunque qui lo fa perché indaga da giornalista, quindi di fatto fa un servizio a tutti noi. Ti chiede a un certo punto questo conflitto che tu stai raccontando verso chi viene esercitato, e poi a un certo punto dici che il conflitto è anche nei confronti del lettore. Quindi non c'è solo un conflitto all'interno della criminalità e della crisi che passa al conflitto, ma anche con noi, il conflitto è con noi. E questo conflitto in realtà noi lo vediamo quando tu ci racconti questi personaggi crudi, negativi, violenti, cattivi, dove noi non ci possiamo identificare, con l'eccezione, questo ultimo romanzo che ci hai donato, di Felix. Felix è uno straordinario personaggio positivo che ci accoglie, abbiamo voglia di identificarci, e forse è la prima volta che io trovo nei tuoi libri un personaggio così, e vorrei, se tu hai la pazienza di farlo per noi, che tu ci leggessi queste poche righe. Quando Luz gli spiegò la situazione pregandolo di raggiungere, Felix Cifuentes non disse niente. Poggiò il telefonino sullo scrittoio e affondò il volto nelle mani. Dopo aver visto tante morti, violente o naturali che fossero, essere stato torturato 17 anni dalla polizia politica di Batista ai tempi della rivoluzione cubana, aver subito ogni sorta di interrogatorio dalle autorità di mezza Europa, essere stato espulso, accolto, di nuovo espulso e infine italianizzato. Aveva sperato di chiudere la sua irrequieta esistenza in pace. La pace che aveva trovato in quel silenzioso appartamento in compagnia di Angelica Simmi. Ma ora la morte dello strozzino lo richiamava alle armi, non era affatto sicuro di voler essere coinvolto. Anzi, era decisamente spaventato. Felix è un cubano, come si evince, che ha 70 anni e fa il badante. Fa il badante, è un badante di questi specializzati nell'accompagnare proprio verso la morte i malati terminali, e che è un lavoro molto complicato e difficile, ma lui lo fa con grande passione, è sempre stato infermiere nella sua vita e ha conosciuto il mondo, anche i lati peggiori del mondo, e ha deciso di essere a tutti i costi un personaggio positivo. Un personaggio positivo. È difficile raccontare un personaggio positivo, deve avere un passato alla ricerca della libertà per poterlo fare. Ha combattuto, Felix. Ha combattuto, sì, uno che ha lottato, quindi conosce il mondo, ha un retroterra culturale molto preciso, che voglio dire è solido da questo punto di vista. E lo fa pagando un prezzo, insomma. E questo un po' come metafora del prezzo che bisogna pagare a volte, no? Dove stai, dove scegli di stare. Però è un personaggio, sì, molto, molto positivo, che abbiamo voluto raccontare per metterlo a confronto, come dicevo prima, in questo mondo degli uomini sbagliati, no? Questi uomini sbagliati che, ad esempio, dal punto di vista delle relazioni personali, confondono amore con possesso. Quanto è difficile costruire un personaggio positivo all'interno delle tue storie? Ma è difficile, ma anche, voglio dire, esistono, vanno raccontati, soprattutto secondo me in questa fase del conflitto. Perché all'inizio, prima, raccontando la crisi, raccontavo soprattutto la relazione tra società e criminalità attraverso la corruzione, quindi era un mondo assolutamente di sconfitti. Di sconfitti, vuol dire, di personaggi negativi, con tutta una serie di relazioni personali molto pesanti. Per esempio, io ho un personaggio che si chiama Giorgio Pellegrini, due romanzi, Arrivederci Amore Ciao e Alla fine un giorno noioso, che è il classico malavitoso moderno, quello che si nasconde all'interno della società, quello che però ha bisogno anche di avere delle relazioni personali basate, insomma,
sulla violenza, perché nessuno deve uscire fuori dal suo controllo, che è una dinamica normale nel mondo criminale. Noi non la viviamo perché viviamo in altri ambienti, ma in quell'ambiente lì funziona così. Ed è un personaggio assolutamente negativo, ma però anche un personaggio negativo ha il suo fascino, perché questo personaggio, per esempio, che con le donne è terribile, è un personaggio amatissimo dalle lettrici. Ti ha stupito molto il fatto che sia così amato dalle lettrici, l'hai detto in più di un'occasione. Sì, mi ha molto colpito, perché è il discorso che facciamo prima sul fatto del conflitto col lettore. Io ho scritto quel romanzo per, secondo me il lettore non sempre va in qualche modo accontentato, no? Uno prende un libro e se ne racconta una bella storia. Il conflitto col lettore è importante perché si crea una dinamica di confronto che è veramente molto interessante. Molto interessante quando uno dice: hai scritto un bel romanzo, ma perché hai scritto questa cosa? Perché no? Mi è capitato, ad esempio, molto con la questione della sofisticazione alimentare. Quando tu racconti, no? Noi amiamo molto mangiare, amiamo bere in particolare, ma c'è questa dimensione del piacere, no? Che invece scopri che è scientifico che se non vivi in un posticino in campagna, ma vivi in una dimensione urbana, ogni giorno sei sfiorato dalla sofisticazione alimentare o dal peggio dell'industria alimentare moderna, lì si è aperto un conflitto enorme con i lettori. Perché i lettori hanno detto: cioè, non puoi farmi leggere un romanzo e farmi passare la voglia di mangiare, l'appetito, farmi venire il morto a stomaco. Sì, però il mio compito è di raccontarti che tipo di pasta mangi, la storia dei polli, no? Adesso non vi faccio passare. Però tutta la quella storia andava in qualche modo, però ha creato una dimensione di conflitto che poi viene superato ovviamente dalla dimensione letteraria. Però il conflitto rimane. Però il lettore che entra nella dimensione del conflitto è un lettore che poi, secondo me, ti dà un sacco di soddisfazioni. Perché è il lettore che poi vuole entrare di più all'interno delle storie e capire. Questi romanzi sono scritti su un doppio binario, nel senso che il lettore ha il diritto inalienabile di leggersi il romanzo com'è, oppure di fare dei ragionamenti rispetto a quello che è scritto. No, può farlo in maniera assolutamente chiara, perché è questo il trucco del genere, no? Leggi il romanzo, ti puoi anche divertire e pensare solo squisitamente alla storia, oppure anche entrare nelle dinamiche, nei meccanismi. Però il conflitto con il lettore è una cosa molto interessante. Sì, nel senso che tu lo stimoli e comunque un pochino male gli fai alla fine del... Ma no, adesso dopo non leggono più. Leggeranno, anche perché al lettore piace capire che cosa c'è dietro, oltre al primo piano. Nelle Vendicatrici, per esempio, ci regali la possibilità anche di andare oltre, cioè tu ci dici: questa è la realtà, questo è il conflitto, però c'è anche la possibilità di venirne fuori. Perché decidi a questo punto di aggiungere e di dare, come dire, una speranza in più al lettore e la possibilità di oltrepassare questo stato di conflitto, che ha, perché è un superamento in qualche modo? Perché il conflitto si affronta per vincere, perché sennò non ha senso. Quindi, allora il conflitto, secondo me, io credo che nonostante tutto questo momento storico sia estremamente importante per cambiare veramente in positivo. Abbiamo molto, molto lavoro da fare in questo senso, e credo che il compito degli autori sia proprio attraversare questo tempo raccontandolo. E però io credo che ci sia una grande possibilità di riscatto complessivo. Io credo che sia anche da parte nostra, voglio dire, da italiano, parlo di un paese che sta vivendo una situazione, vabbè, però una situazione così difficile che uno dice si impone anche una sorta di ottimismo. E come diceva Sciascia, per esempio, una cosa che mi ha molto influenzato proprio per la scrittura. Sciascia diceva: io scrivo per impedire che la menzogna trionfi, io scrivo perché scrivere in questo modo della Sicilia è un atto di ottimismo assoluto. No? E questo secondo me è molto importante. Cioè, questo è il momento in cui bisogna avere la capacità di capire che il conflitto è necessario, ma essere un conflitto assolutamente vincente.
Ecco, la prova che tu scrivi anche per evitare che la menzogna abbia la meglio è che tu vieni rappresentato attualmente in moltissimi teatri con delle pièce fortissime che fanno tutto esaurito tutte le sere. A Milano nell'ultimo mese e mezzo, erano due le pièce in scena. La possibilità che abbiamo di dire, la democrazia che esiste del poter dire e lo strumento del teatro, secondo te, al di là della letteratura scritta, sono ancora o devono tornare ad essere una forza di comunicazione per questi temi specifici? Diciamo le cose chiaramente. Sì. Letteratura, puoi scrivere quello che vuoi. Se io domani vado a Mondadori e dico voglio scrivere un romanzo contro Berlusconi, siccome vendo me lo fanno scrivere subito. Non modifica nulla. Se voglio scrivere una pièce teatrale, immediatamente, cioè non ho nessun problema, ma se voglio andare a dirlo in televisione, come per esempio con una fiction, questo non succederà mai. A me, per esempio, io le rogne più grosse che ho avuto con i miei romanzi dicono le cose molto, molto precise, però sono romanzi. Il momento in cui sono andato o dalla Dandini o da Fazio a parlare dei miei romanzi, lì sono minacce di querele, no? Tutte. Cioè minacce di querele quando hai iniziato a parlare? Quando, esattamente, minacce di querele, nel senso che poi ti dicono, cioè, se adesso chiediamo la registrazione della puntata, lo diamo ai nostri avvocati. È un meccanismo che in Italia funziona molto bene. Ma, voglio dire, io questo l'ho sempre vissuto e vorrei ricordare, visto che qui in sala c'è Gino Buscaglia, Rossana Mastro, che molte cose io ho potuto dirle anni fa perché venivo qui in radio, venivo invitata dalla Radio Svizzera Italiana. Qui ho avuto una libertà assoluta di dire queste cose. In Italia ho problemi, ho avuto seri problemi, non solo io, ma in generale. La questione della televisione, infatti in televisione passa un modello culturale molto preciso. E per cui la questione, voglio dire, da questo punto di vista è che c'è la democrazia, lì c'è, però voglio dire, quando arrivi a determinati livelli, perché tutta la partita purtroppo viene giocata dalla televisione, lì non passa niente. Allora, quando vedremo nel mondo, infatti, parlato, scusate, non è che mi vedete tanto spesso in televisione. Sì, è vero, non lo vediamo, però ci auguriamo che Mondo Carlotto arrivi anche ad avere un suo spazio televisivo utile per dire forse, magari, non lo so. Campo bene lo stesso, non è che... Questo lo sappiamo. Detto questo, mi piacerebbe concludere chiedendoti, tra i tuoi progetti, tra i tuoi tanti progetti, oltre a quelli che riguardano te, quindi ci sarà la Noventura, una nuova pièce teatrale che scriverai, che stai scrivendo, ci saranno i due alligatori nel 2015, ci sarà un testo teatrale per EO nel 2014, cioè ci saranno tante cose. Quello però di cui magari, se tu hai voglia, mi piacerebbe parlare è invece del progetto che tu hai sulle giovani generazioni di scrittori e che riguarda è partito col collettivo Saboma, sta andando avanti con Sabotage, la collezione Sabotage che tu curi insieme a Colomba Rossi e che dà accoglienza a testi letterari molto forti, molto di indagine, di inchiesta, quindi ben documentati, ma che travalicano il genere. Prima tu dicevi passiamo da una scrittura di genere a una scrittura di contenuti, in qualche modo esci dall'equazione noir uguale indagine uguale scrittura di contenuti e ti apri in maniera assolutamente naturale a tutti i generi letterari in grado di veicolare i contenuti. Perché in questo momento credete che il genere debba essere considerato uno tra le tante modalità. Nella collezione Sabotage, che cosa state cercando di raccontare? Ma questa è una collezione, appunto, noi la chiamiamo collezione perché i libri sul dorso sono numerati. Ha una fine, ha un inizio, una fine, ha una durata. E questa è già una cosa eccezionale, già dichiarata, non per esaurimento. E noi non interessa raccontare questo periodo, ci interessa raccontare
storie che nascono dalla realtà o per esperienze personali oppure per indagini, ma voglio dire storie che raccontino questo momento in Italia. Per cui abbiamo pubblicato il libro del bancario, del funzionario di banca barese che ha scritto un romanzo sullo scandalo della sanità in Puglia, straordinario, racconta delle cose molto belle. Ovviamente noi badiamo prima di tutto alla dimensione narrativa, linguistica, cioè essere scritto letterario, essere scritto bene. Dopodiché abbiamo un colonnello dei carabinieri che ha fatto per anni l'infiltrato tra i mafiosi colombiani, che ha voluto scrivere per noi un romanzo su questo, e ha pubblicato Undercover, adesso pubblicherà altri due romanzi parlando proprio della vita dei carabinieri dall'interno. È un'esperienza incredibile. Noi per esempio l'Italia è il paese d'Europa che dove il numero spropositato rispetto agli altri paesi poliziotti e magistrati scrivono manuali. Sono tanti, evidentemente hanno voglia di raccontare qualcosa che non emerge. Il romanzo serve anche a questo. Abbiamo pubblicato da poco un romanzo straordinario, secondo me, Non passare per il sangue, che è una storia di amore omosessuale, scritto da il primo magistrato che, italiano, che ha fatto outing in Italia, che è una dimensione sociale molto forte, che nasce da questa voglia di raccontare. E quindi a noi interessa la letteratura di contenuti, non interessa più il genere. Io per anni ho detto il noir è l'unico genere letterario in grado di raccontare la realtà. Beh, questo non è più vero. Tutti i generi letterari sono in grado di raccontarla e devono farlo però in maniera precisa, essendo molto aderente alla realtà. E quindi pubblichiamo questo tipo di romanzi. Romanzi, secondo noi, ovviamente, siamo gli editori, molto belli, ma voglio dire anche molto molto particolari. Citavi prima il collettivo Sabot. È un collettivo nato in Sardegna, ma adesso c'è anche qualcun altro che arriva da altre parti d'Italia, e nasce sul discorso della difficoltà che hanno in Italia di pubblicare gli esordienti. Gli esordienti fanno molta fatica a pubblicare e c'è il rischio con la riorganizzazione del mondo editoriale che facciano sempre più fatica. Ecco. Allora, su questo io spero di avervi incuriosito sul mondo Carlotto e su tutta la sua sfaccettatura umana al di là di quella letteraria che potrete trovare nei libri. Ringrazio Massimo Carlotto per essere stato qua con noi e ringrazio voi per averci seguito. Grazie. Grazie mille. Massimo Carlotto, diamo un piccolo pensiero e anche a Elisabetta Bucciarelli, grazie mille. Bene, Massimo